Capitolo VI. Il signor Hindley tornò per i funerali e, cosa che ci lasciò di stucco e sollevò una tempesta di chiacchiere in tutto il vicinato, portò con sé una moglie. Non ci disse mai né chi fosse né dove fosse nata. Probabilmente non aveva né una dote né un nome che potesse conferirle un minimo di prestigio, o Hindley non avrebbe nascosto il matrimonio al padre. Di per sé, lei non era tipo da suscitare scompiglio in casa. Da quando ci mise piede, si mostrò entusiasta di qualunque cosa le capitasse sotto gli occhi e di qualunque cosa si facesse, a parte i preparativi per il funerale e la presenza dei becchini. In quell'occasione il suo comportamento mi fece pensare che fosse una sempliciotta. Corse in camera sua e pretese che andassi con lei anche se dovevo preparare i bambini. Una volta là, si sedette, tremando e torcendosi le mani e chiedendo più volte «Se ne sono già andati?». Dopodiché cominciò a descrivermi in tono isterico quale effetto le facesse la semplice vista del nero. Sussultò, rabbrividì, infine si sciolse in pianto e quando le chiesi cosa avesse, rispose che non lo sapeva, ma aveva tanta paura di morire. In cuor mio pensai che non corresse più pericolo di morire di me. Era magrolina, questo sì, però giovane e fresca e con occhi scintillanti come diamanti. In effetti notai che salendo le scale il suo respiro diventava affannoso e che tremava da capo a piedi per ogni rumore improvviso e che a volte tossiva penosamente. Però ignoravo il significato di quei sintomi e non mi sentivo portata a simpatizzare con lei. Da queste parti, signor Lockwood, in genere non fraternizziamo con i forestieri, a meno che non facciano loro la prima mossa. In quegli ultimi 3 anni il giovane Erchow era molto cambiato. Era dimagrito ed era diventato più pallido, e parlava e si vestiva in modo diverso. Il giorno stesso del suo arrivo ordinò a Joseph e a me di spostarci nel retrocucina, lasciando a lui il resto della casa. Aveva anche pensato di abbellire con tappeti e carta da parati una stanzetta vuota per adibirla al salotto, ma a sua moglie piacquero tanto il pavimento di pietra bianca, l'enorme camino fiammeggiante, i piatti di vetro e le maioliche di Delft, il canile e anche tutto il vasto locale dove erano soliti sedersi, che lui finì per ritenere superflua quell'idea e rinunciò a porla in atto. Lì per lì sua moglie si mostrò felice di aver trovato tra i parenti una sorella e nei primi tempi che chiacchierava con Catherine la seguiva dovunque, la sbaciucchiava e la riempiva di regali. Ma quell'attaccamento durò poco e appena se ne stancò Hindley diventò tirannico. Le bastò pronunciare poche parole, dalle quali traspariva la sua antipatia per Heathcliff, per risvegliare nel marito l'antico odio. Subito lo escluse dalla loro compagnia, esiliandolo fra i servi, gli proibì di prendere lezioni dal curato e pretese che lavorasse come tutti gli altri garzoni della fattoria. All'inizio Heathcliff sopportò abbastanza bene l'umiliazione, anche perché Katie gli insegnava tutto quello che imparava lei e lavorava o giocava nei campi insieme a lui. Entrambi promettevano di crescere come selvaggi. Al giovane padrone non interessava come si comportassero e cosa facessero, purché non gli capitassero davanti agli occhi. Neanche si sarebbe preoccupato di mandarli in chiesa la domenica se Joseph e il curato non gli avessero rimproverato la sua negligenza ogni volta che i ragazzi erano assenti. Allora lui ordinava di frustare Heathcliff e lasciare Catherine senza pranzo e senza cena. Per quei due la gioia più grande era fuggire nella brughiera fin dal mattino e restarci tutto il giorno. Dopo, l'immancabile punizione era per loro una cosa da nulla. Il curato poteva anche assegnare a Catherine quanti versetti voleva da imparare a memoria, e Joseph poteva frustare Heathcliff fino a consumarsi il braccio. Scordavano tutto appena si trovavano di nuovo assieme, o almeno avevano appena messo a punto un piano per vendicarsi. Più di una volta piansi fra me, vedendoli crescere ogni giorno più sfrenati, ma non osavo aprire bocca, per timore di perdere la scarsa autorità che ancora mantenevo su quelle creature così trascurate. Finché una domenica sera furono scacciati dal salotto per aver fatto chiasso, o per qualche altra sciocchezza. E quando andai a chiamarli per cena, non riuscii a trovarli. Frugammo la casa da cima a fondo e così pure il cortile e le stalle. Erano spariti. Alla fine Hindley, furibondo, ordinò di sbarrare tutte le porte e fra un'imprecazione e l'altra aggiunse che quella notte nessuno avrebbe dovuto farli rientrare. La servitù si coricò, ma io, troppo agitata per dormire, aprii la grata della finestra e mi affacciai a dispetto della pioggia, decisa a venir meno agli ordini e farli rientrare se fossero tornati. Dopo un po' sentii avvicinarsi un rumore di passi e vidi la luce di una lanterna al di là del cancello. Mi gettai uno scialle sulla testa e corsi in giardino per impedire che, bussando, svegliassero il signor Henshaw. Era Heathcliff, e a vederlo solo fui scossa da un brivido. «Dov'è la signorina Catherine?» esclamai ansiosa.
Non le sarà per caso successa una disgrazia? È a Thrush Cross Grange, rispose lui. E ci sarei rimasto anch'io se fossero stati così educati da invitarmi. Ora sì che sei nei guai, gli dissi. Non avrai pace finché non ti farai gettare fuori di casa. Ma perché siete andati a Thrush Cross Grange? Lasciami togliere questi vestiti fradici, Nelly, rispose lui, e ti racconterò tutto. Gli raccomandai di stare attento a non svegliare il padrone, e mentre si spogliava e io aspettavo di poter spegnere la candela, continuò. Katie e io decidemmo di svignarcela dal lavatoio per farci una corsa in libertà, e vedendo le luci di Thrush Cross Grange, decidemmo di andare a controllare se gli Hinton trascorrono la domenica sera a rabbrividire in un angolo, mentre padre e madre mangiano e bevono e cantano e ridono e si scaldano davanti al fuoco. Pensi che sia così? Pensi che leggano sermoni e imparino il catechismo da un servo e che siano costretti a imparare a memoria una sfilza di nomi della Bibbia se non si comportano a dovere? Probabilmente no, risposi. Senza dubbio sono bravi ragazzi e non meritano di essere puniti di continuo come voi due. Non fare la lagna, Nelly, ribatté lui. Tutte assurdità. Allora, corremmo a perdifiato fino ai confini del parco e Catherine, che era scalza, ebbe la peggio nella gara. Domani dovrei cercare le sue scarpe nella brughiera. Strisciammo attraverso il varco della siepe. Percorremmo cauti il sentiero e ci fermammo in un'aiuola sotto la finestra del salotto, da dove veniva una gran luce, perché le imposte non erano chiuse e le tende abbassate soltanto a metà. Per guardare dentro salimmo entrambi sul basamento della casa e ci aggrappammo al davanzale e vedemmo... Ah, che meraviglia! Una stanza stupenda, con tappeti rossi e sedie e tavoli coperti di drappi rossi, e un soffitto candido con il bordo d'oro e al centro una cascata di gocce di cristallo, appesa a catene d'argento le candele sottili. Non c'era traccia dei vecchi Linton. Edgar e le sue sorelle erano soli soletti. Non ti pare che avessero motivo d'essere felici? Al posto loro ci saremmo sentiti in paradiso. E invece indovina cosa facevano i tuoi bravi ragazzi. Isabella, credo che abbia 11 anni, uno in meno di Catherine, stava in un angolo e strillava, come se le streghe la stessero infilzando con ferri roventi. Edgar, accanto al camino, piagnucolava in silenzio e sopra un tavolo un cagnolino guaiva e scuoteva una zampetta. Da quanto dicevano quei due capimmo che per rivendicarne il possesso lo avevano quasi fatto a pezzi. Che idioti, che bel divertimento! Litigare per un mucchio di peli e dopo piangete perché nessuno dei due voleva più il bottino per il quale aveva combattuto. Come ridemmo di quei marmocchi viziati e come ci sembravano meschini. Quando mai mi hai visto desiderare una cosa che Catherine voleva? E quando mai ci hai visti giocare strillando, piangendo e rotolandoci per terra? Per niente al mondo cambierei la mia vita qui con quella di Edgar Linton a Thrush Cross Grange, neanche se avessi la possibilità di chiudere Joseph nella torre più alta e dipingere la facciata col sangue di Hindley. Zitto, Heathcliff, lo interruppi. Ancora non mi hai spiegato perché Catherine non è con te. Ti ho detto che scoppiamo a ridere, rispose. I Linton ci sentirono e subito corsero alla porta e dopo un momento li sentimmo gridare «Mamma, mamma, papà, mamma, correte, papà!» e altri ululati del genere. A quel punto facemmo un gran chiasso per spaventarli ancora di più, ma quando sentimmo qualcuno aprire il portone ci lasciammo cadere a terra e decidemmo di darcela a gambe. Tenevo Katie per mano e la incitavo a muoversi quando tutto d'un tratto cadde a terra. «Vattene, Heathcliff, scappa!» sussurrò. «Hanno liberato il bulldog, mi ha azzannata!» Oh, Nelly, quel demonio l'aveva addentata a una caviglia, lo sentivo strofinare. Katie non urlò, oh no, non lo avrebbe fatto neanche se l'avessi incornato un toro infuriato. Ma io sì. Urlai maledizioni capaci di annientare i peggiori nemici della cristianità e presi un sasso e lo infilai fra le mascelle della bestiaccia e feci tutto il possibile per cacciarglielo in gola. E finalmente un idiota d'un servo arrivò con una lanterna sbraitando «Tieni duro, Skulker! Non mollare!» Ma cambiò subito tono quando vide le condizioni di Skulker. Il cane era mezzo soffocato con la lingua che gli penzolava violacea dalla bocca e le labbra cascanti, coperte di bava sanguinolenta. L'uomo sollevò Katie, che era svenuta, non per la paura, ne sono certo, ma per il dolore, e la trasportò in casa. Io lo seguì borbottando maledizioni e promesse di vita. «Hai fatto buona caccia, Robert?» gridò il vecchio Linton dalla soglia. «Skulker ha catturato una bambina, signore», rispose quello, «e c'è anche un ragazzo», continuò cercando di acciuffarmi, «che ha tutta l'aria di un giovane malfattore. Probabilmente i ladri volevano farli entrare dalla finestra perché aprissero la porta alla banda mentre dormivamo tutti quanti e poi scannarci con comodo». «Ma chiudi quella boccaccia, ladruncolo.
La tua insolenza ti condurrà alla forca e voi fate attenzione, signor Linton, non mettete giù il fucile. Certo che no, Robert, rispose il vecchio idiota. Certo, i furfanti sapevano che ieri ritiravo gli affitti e credevano di avermi in pugno, ma entra, li accoglierò con tutti gli onori. Avanti, John, metti il catenaccio. E tu, Jenny, da un po' d'acqua a Skulker. Aggredire un magistrato nella sua casa è per giunta di domenica. La loro insolenza non conosce limiti. Ma guarda, mia cara Mary, no, no, non ti spaventare, è solo un ragazzo. Eppure la malvagità è così evidente sul suo viso che sarebbe meglio impiccarlo subito, prima che possa dimostrare la sua crudeltà con i fatti e non solo con le smorfie. Così dicendo mi spinse sotto il candeliere, e la signora Linton inforcò gli occhiali e sollevò inorridita le mani al cielo. Si avvicinarono anche due piccoli vigliacchi, e Isabella biascicò. «Com'è brutto! Chiudilo in cantina, papà! Somiglia tutto al figlio della zingara che ha rubato il mio fagiano addomesticato, vero Edgar?» Mentre mi scrutavano, Katie si riebbe, sentendo quelle parole scoppiò a ridere. Edgar Linton, dopo averle lanciato un'occhiata perplessa, riuscì a radunare abbastanza buon senso da riconoscerla. «È raro che ci incontriamo, lo sai, però ogni tanto ci siamo incrociati in chiesa». «Quella è la signorina Earnshaw», bisbigliò alla madre. «Guarda come l'ha ridotta a Skulker, ha il piede tutto insanguinato». «La signorina Earnshaw? Che assurdità!» strillò la signora. «La signorina Earnshaw in giro con uno zingaro. Ma mio caro, la bambina è in lutto, deve essere proprio lei, e può restare azzoppata a vita». «Quale colpevole negligenza da parte del fratello!» esclamò il signor Linton, concentrando la sua attenzione su Catherine. «Childers!» Così si chiamava il curato, il signor Lockwood. «Ma chi sarà mai costui? Dove avrà scovato un simile compagno? Ah, scommetto che lo strano acquisto fatto dal mio defunto vicino durante il suo viaggio a Liverpool. Un piccolo asiatico, forse un rinnegato americano-spagnolo». «Di sicuro un pessimo elemento», osservò la vecchia. «Indegno di vivere in una casa rispettabile. Hai sentito che linguaggio usa, Linton? Sono sconvolta al solo pensiero che i miei bambini l'abbiano sentito». A quel punto non te la prendere, Nelly, ricominciai a bestemmiare, perciò ordinarono a Robert di sbattermi fuori. Rifiutai di andarmene senza Katie, ma lui mi trascinò in giardino, mi consegnò la lanterna, mi assicurò che il signor Earnshaw sarebbe stato informato del mio comportamento e dopo avermi ordinato di sparire alla svelta, mi sbatté la porta in faccia. Invece di obbedire, dato che in un angolo le tende erano ancora sollevate, ripresi il mio posto di vedetta, deciso a spaccare il vetro se avessero cercato di trattenere Catherine contro la sua volontà. Ma lei era seduta tutta tranquilla sul divano. La signora Linton le aveva tolto il mantello grigio della lattaia che avevamo preso per la nostra passeggiata, e ora scuoteva la testa, credo per rimproverarla. Katie è una signorina e il trattamento a lei riservato era ben diverso da quello toccato a me. Una domestica arrivò con un catino pieno d'acqua e le lavò il piede. Il signor Linton le offrì del vino caldo, Isabella le svuotò sulle ginocchia un vassoio di dolciumi ed Edgar la guardava a bocca aperta da lontano. Poi asciugarono e pettinarono i suoi bei capelli, le diedero un paio di pantofole enormi e spinsero la sua poltrona vicino al fuoco. Così l'ho lasciata, mentre divideva tutta allegra il suo cibo col cagnolino Skulker, pizzicandogli il naso mentre mangiava. Ha acceso una scintilla di vita negli imbambolati occhi azzurri dei Linton. Un fioco riflesso del suo viso incantevole. Ho visto come la guardavano ammirati. Lei è così incredibilmente superiore a loro e anche a chiunque altro, vero Nelly? Questa storia finirà peggio di quanto ti immagini, replicai rimboccandogli le coperte e spegnendo la candela. Sei incorreggibile, Heathcliff, e il signor Hindley dovrà ricorrere a mezzi estremi, vedrai se non farà così. Le mie parole furono più profetiche di quanto avessi sperato. Quella sfortunata avventura fece infuriare Earnshaw. E poi, a peggiorare le cose, l'indomani il signor Linton venne da noi e gli fece una tale predica sul modo di governare la famiglia che il giovane padrone si sentì in dovere di prendere provvedimenti. Heathcliff non venne frustato, ma gli fu detto che se mai avesse rivolto anche la parola alla signorina Catherine, sarebbe stato cacciato. E la signora Earnshaw promise di tenere a freno la cognata appena fosse tornata a casa, usando però la persuasione e non la forza, perché con la forza certamente non avrebbe ottenuto nulla.